17.208 spettatori per un derby fantastico, quello del Massimino fra Catania e Trapani, derby del gemellaggio, dell'amicizia fra due tifoserie, con la squadra rossa-azzurra che ha vinto 8 volte, una sola vittoria del Trapani. Storia cerca di tornare al successo che manca dal 12 di ottobre per il Trapani, rendimento ultimamente al... Parte bene il Trapani, cross per Udo con la testa, Peters riesce a bloccare il colpo di testa del centravanti del Trapani di Aronica. Poi costruzione dal basso rischiosissima del Trapani, Jimenez riesce a intercettare, stoppa possibilità con il sinistro, una parata di Sekulin e non sarà l'ultima di questo con 18 giocatori a disposizione, ma con grande ritmo, colpo di testa, tutto facile per Sekulin, cerca problemi, il Catania accelera nella parte finale del primo tempo, qui ancora stoppa, è imprendibile con un po' di fortuna, va da solo e calcia Sekulin, l'ordine pizza, poi salvataggio su Inglese che aveva provato a ribadire, l'azione continua, Inglese segna ma era in fuorigioco e commette anche fallo, due falli in uno, non si può neanche parlare. Si resta sullo 0-0, ma il Catania continua a premere e stoppa, è imprendibile, imboccata perfetta per Jimenez, guarda sul secondo palo Raimo davanti al portiere, calcia con il sinistro, mette fuori, ma il gol sembra maturo, palla in verticale, Castellini vuole crossare, ma ne nasce una traiettoria assolutamente imprendibile per Sekulin. Festeggia al meglio le 100 presenze appena raggiunte con il Catania, un ragazzo bresciano del secondo tempo, entra anche Ciotti, qui Lescano lavora il pallone, c'è Benedetti lì vicino, mette il cross non male, prolungato con Ciotti che calcia una deviazione, Celiento si coordina e mette in porta il pareggio del Trapani al quinto minuto col 5. Con questa coordinazione dall'altra parte, imbucata geniale di stoppa per Inglese. Sesto gol in campionato, assist fantastico di stoppa per Roberto Inglese che si era visto poco, ma la grande bomber quale calcio di rigore concesso all'arbitro, classico step on foot del difensore del Trapani sul trequartista del Catania, migliore in campo, staccato, può chiudere la partita, Castellini dal dischetto, scivolone stile John Terry, 25 minuti più recupero per raddrizzare ancora la partita, ci prova con Karic, ci prova con tanti cambi Aronica, Karic in buca, palla verso falla, scorre su Canutè, la migliore occasione col sinistro di Canutè, Murato in calcio d'angolo, ci ha provato l'ex Taranto e anche ex Palermo che segnò in un derby con il Catania qualche anno fa, finisce così, il Catania torna alla vittoria, batte il Trapani 2-1 e può festeggiare per tutta la notte.